Poi, partito. Partito. Domani giornata storica. Domani giornata storica. Beh, domani è una grande giornata perché rispettiamo i patti in campagna elettorale, restituiamo più di 1,5 milioni di euro circa, insomma tanti quattrini che non riescono a risolvere i problemi dell'Italia, ma sono un segnale importante. Cioè la politica si può fare a basso costo, i patti si possono rispettare e diamo un esempio importante, cioè se si chiedono dei sacrifici ai cittadini, cose non vorremmo chiedere, bisogna avere l'onestà intellettuale, chi sta in Parlamento, di farli per primo, altrimenti non si è credibili. È vero che l'istituzione Parlamento non vi ha facilitato la restituzione? No, noi abbiamo chiesto l'istituzione a un fondo e non ce l'hanno facilitato, però abbiamo trovato un sistema alternativo. Vi dico solo una cosa che è importante, prima di essere parlamentari noi lottavamo contro i costi della politica e dicevamo che i politici guadagnavano troppo. Quando lo dicevo magari nel bar con qualche mio amico mi si diceva ah, ma vorrei vedere voi una volta stando lì se vi dovessero arrivare quei quattrini che cosa fareste di fronte a quei soldi. L'abbiamo fatto, l'abbiamo restituito, è bello camminare a testa alta orgogliosi e come gruppo ne andiamo fieri di poter restituire tutti questi soldi alla collettività con tutti i cittadini. Umanamente quanto è difficile vedersi caricare sul conto corrente 15.000 euro, 20.000 euro e poi dover fare un bonifico e rinunciare? Beh, ammetto che all'inizio è stato un po' destabilizzante perché io tutti quei soldi non li ho mai visti in tutta la mia vita. Però quando tu rifletti... Quanti mi sono arrivati sul conto? Mi pare in totale sui 35.000 euro per i primi due mesi e mezzo. La sua reazione? Wow! Però quando tu ti metti in testa che non sono soldi tuoi ma che appartengono alla collettività, non è una restituzione ma è un semplice pigiare un pulsante e darli ai loro legittimi proprietari.